Aspettate, stiamo un attimo finendo di di aggiustare. questo coso. Oh, Buongiorno good ragazzi, morning, ciao. buongiorno. A grande richiesta sui nostri schermi, siccome adesso non so bene dove devo guardare, se devo guardare di là, se dobbiamo guardare di qua. Qua A grande siamo. richiesta su questi schermi, siccome l'altra volta abbiamo fatto praticamente questa diretta che Jessica mi ha truccato, mi ha fatto questo trucco bellissimo, Supernatural, e ci ha detto: no, dovete fare altre dirette perché insieme siete fortissime. E Ma quindi adesso le richieste accolte, stiamo facendo una nuova puntata. no, bellissimo. Va bene, c'è qualcuno che non ce la vuole far fare questa No, diretta stamattina. stiamo Aspetta, proprio. mettilo un poco più dentro. Aspetta, raga, perché cioè, non c'abbiamo tra l'altro nessun maschio che ci viene ad aiutare. Che queste cose. No, riprendi. Perché queste Eccoci. cose avrebbero bisogno Avrebbero dell'aiuto bisogno dell'aiuto di qualcuno. di Ecco, qualche maschietto, come insomma. solitamente noi donne facciamo tutto e ricordate, noi donne inventiamo la vita ogni giorno, quindi Benissimo. È vero, siamo creatrici. sempre. Allora, che cosa? Perché vi stiamo facendo questo video? Vuoi iniziare tu, Gem? Allora, diciamo che consci dei periodi che stiamo comunque vivendo, ci stanno tante cose di cui magari dobbiamo parlare, ci sono dei temi magari che dobbiamo approfondire, no? Questo al di là della paura, che è il sentimento che si sta dilagando adesso in questo tantissimo tra di noi, no? Soprattutto tra le persone che sono direttamente interessate, ma anche tra chi non lo è. Perché ovviamente c'è chi sta male e chi no lo vive passivamente. Quindi ecco, cerchiamo di capire un po' il quadro della situazione in modo da gestirci noi al meglio e soprattutto non dimenticarci che esistiamo. Perché c'è una duplice, in realtà un doppio significato in tutto quello che sta accadendo, no? Quindi adesso andremo a svelarvelo piano Sì, piano. perché da un lato ci sta questa sorta di psicosi, no? Che è generata anche dal fatto che effettivamente alcune persone anziane, cioè quando comunque ti becchi questo virus, se sei una persona insomma col sistema immunitario debole, eccetera, insomma, alcuni non fanno proprio una bella fine. Però io e Jessica abbiamo un attimo voluto, stavamo parlando prima, infatti ho detto facciamo una diretta prima era meglio, mentre ci chiarivamo noi le idee, abbiamo capito questo, che è vero sì tutto questo clima, questa cosa della separazione, no? Ci stanno portando, pure lei con lei ieri dicevamo questo, ci stanno portando a essere sempre più separati gli uni dagli altri, anche a livello proprio fisico, cioè queste barriere, 1,5 m, 2 m. Esatto, Tipo ieri mia madre stava in un esatto. supermercato, stava alla cassa e praticamente una signora ci ha fatto: però lei deve rispettare il Le metro e mezzo di distanze. distanza. Quindi questa cosa qua, vuoi o non vuoi, genera, cioè noi già viviamo con questo senso di separazione, no? Gli uni dagli altri. Cioè noi non ci pensiamo mai come un tutt'uno. Cioè noi quando siamo stati creati non è che, cioè, noi non siamo separati, proprio a livello energetico c'è un campo di energie. Se volete approfondire questi argomenti, poi ci sono autori tipo Greg Braden, che sono dei fisici, cioè non è che stiamo a parlare delle cose New Age. Greg Braden, Bruce Lipton, parlano proprio del campo. Quindi noi tutti quanti facciamo parte di questo campo di energie. E che cosa, qual è l'arma più potente per separarci, per farci, diciamo, percepire come entità separate gli uni dagli altri? Ovviamente bloccare le emozioni. Esatto, e questo già Quindi stava succedendo, perché noi viviamo in una società, e ditemi che non è vero, dove praticamente noi non, viviamo in velocità, ok? Viviamo in velocità, sì, siamo non ci fermiamo stanchi. mai, no? Non ci fermiamo mai. Esatto, anche a casa quando torniamo, comunque non ci sta quella cosa, sai, anche di dare un abbraccio, di dare un bacio, di chiedere come stai. Non c'è più. Abbiamo perso proprio il contatto con le nostre emozioni. E Esatto. qualcuno, A a caso, caso. sa benissimo che questa perdita del contatto con noi stessi, che tra l'altro è una cosa che riguarda molto la femminilità, infatti non a caso stiamo facendo questo video anche sul mio canale,
è la prima cosa che diciamo ci disconnette col cuore e dal nostro potere. Il nostro potere sta nel cuore. Magari alcuni dicono, vabbè, ma questi discorsi sono un po', come dire, esoterico. Invece no, il potere nostro sta proprio nel cuore. Pensa quando tu c'hai una passione, da dove parte la passione che ti porta poi, che ne so, ad aprire per esempio un negozio, esatto, nel caso di Jessica. È del cuore, non è la mente. Quando c'è la disconnessione col cuore, con i sentimenti, noi perdiamo il nostro potere. Sì, questo è un modo anche per dirci, no? Voi, cioè, state continuando a vivere la vostra esistenza distaccandovi gli uni dagli altri, quindi non vi amate, quindi non c'è amore, non c'è affetto, avete dimenticato le vostre emozioni, non vi abbracciate mai, non vi baciate mai. Allora adesso arriva il taglio. Adesso vi togliamo le manifestazioni di affetto e vediamo cosa succede. Succede che la socialità, cioè diventiamo praticamente degli esseri isolati. E noi cosa proviamo in questo momento? Cioè, quali sono le nostre emozioni? Che ci manca? C'è una cosa che in realtà non facciamo quotidianamente, comincia a mancarci proprio perché non possiamo farla. C'è un divieto assoluto di evitare tutti i contatti, addirittura pure una stretta di mano per salutare una persona. Quindi questo ci fa capire come in realtà le nostre emozioni hanno un ruolo importantissimo nella nostra vita, cioè sono la base di tutto per costruirla la vostra vita. Se non conoscete le vostre emozioni, se non comunichiamo con gli altri, automaticamente, cioè, noi viviamo una non vita. Che vita è? Una vita da tomba, praticamente. Esatto, esatto. Quindi, sorry. Ecco, è importante andare proprio a valutare pure questi aspetti qua, proprio per in questo periodo che c'era anche un risveglio, cioè si stava verificando proprio un risveglio delle coscienze. No, ma si sta già verificando, perché se no questa cosa non sarebbe sorta. Si sono accorti che c'era questo risveglio, perché il risveglio c'è il risveglio delle coscienze, le persone che si mettono sempre più insieme a fare le cose, cioè voi non, magari al telegiornale voi non le vedete perché ovviamente non ve le devono passare queste cose, però esiste, e questa è una delle ultime armi che stanno usando per proprio bloccare questo risveglio. Scusami se ti ho interrotto. Noi ci spalliamo l'una con l'altra, sì, ci integriamo l'una con l'altra, con i pensieri, sì. Quindi ecco, c'è questa rivalutazione proprio del gesto. Le parole sono bellissime, no? Perché ecco, noi in questo momento parliamo, possiamo solo parlare l'uno con l'altro, però i gesti sono anche importanti. Sì, e nasceranno però, allora noi adesso siamo costretti, no, a stare un po' dentro casa, sì. E questa cosa a noi, cioè da un lato ce l'hanno imposto, ok, prima questo stavamo dicendo, ci hanno imposto il fatto di rimanere dentro casa pensando, diciamo, questi non si possono più, non possono più aggregarsi, e invece noi li freghiamo alla grande, perché comunque stare dentro casa, stare fermi, ok, come diceva lei prima, devi stare fermo. Dov'hai qua, di là? Niente. No, ecco, devo andare qua, poi la spesa, il lavoro, i bambini, la palestra, qua. No, devi stare fermo. Stai fermo, ma per loro questa è una cosa che ci bloccherà. Invece no, noi prima abbiamo pensato che è una cosa che invece ci permetterà di stare ancora più a contatto con le nostre emozioni, perché stando fermi, ok, siamo più con noi stessi, a contatto anche con la tua paura, perché magari la paura è una cosa che è comunque un'emozione, ok, questo dicevamo prima, è un'emozione la paura, anche se è un'emozione bassa, che non ti porta da nessuna parte, però è un'emozione. Ecco, in questo periodo quello che possiamo fare, che ho fatto anch'io, è interrogarmi. Ok, di che cosa ho paura? Proprio parla con la tua paura. È bello questo fatto di parlare con le emozioni, certo, no? Cioè, parla con la tua paura e dici, ok, ma in fin dei conti, paura, che cosa mi vuoi dire? Io di che cosa ho veramente paura? Ricordatevi che la paura è il sentimento, perché è un sentimento, è un'emozione, sì, che usano da tempo immemore per riuscire a tenerci sotto controllo. La nostra mente, quando è in balia della paura,
si sente destabilizzata. E quello è il momento buono per cui qualsiasi cosa succeda, qualsiasi persona si può prendere praticamente il gioco di noi, ci può manovrare, no? Siamo come dei burattini in mano al burattinaio, sì, per dire. Sì. Quindi ecco, dobbiamo interrogarci, come diceva Giorgia, su perché c'è questa paura. C'è una fondata verità nell'avere questo sentimento di paura così mandato all'eccesso, forse esasperato, esagerato, e quasi che noi ci svegliamo la mattina e non ci sembra vero, dice oddio, tipo Veronica stamattina si è svegliata e ha detto mi sembra di vivere in un film di fantascienza, siamo in un film di fantascienza dove mi sembra una cosa irreale, c'erano i videogiochi a cui giocavo che c'erano queste cose, adesso mi sembra una vita reale. Sì. Tutto parte dalla nostra mente, cioè la nostra mente che decide cosa è reale e cosa no, sei sempre tu a deciderlo. Esatto. Questo. E quindi il fatto di, cioè, appunto ci spinge di più a stare con noi stessi, a farci queste domande che di solito noi non ce le facciamo, viviamo così. Cioè, tanto per vivere, sappiamo che stamattina pure in una diretta ho detto, vabbè, noi nasciamo già tutti inscatolati, già tutti programmati, andiamo a scuola, andiamo all'università, poi ci sposiamo, facciamo i figli, andiamo in pensione e finisce la storia. Invece no, la vita è molto di più, e in questo momento in cui magari siamo costretti a stare più dentro casa, magari ci facciamo pure queste domande e magari ci ricordiamo pure che chi siamo veramente. Io nel mio canale ne parlo sempre, parlo un po' di queste cose, un po' diciamo sulla spiritualità, ma perché alla fine è quello che ti illumina, che ti fa vedere diciamo la visione globale, perché noi se no guardiamo il dito e non guardiamo mai la luna. Invece la cosa che diciamo su cui vi vogliamo far riflettere è che noi siamo molto di più delle nostre paure, cioè la paura ci sta. La paura ci sta perché siamo esseri umani, pure Gesù ci ha avuto paura quando doveva essere crocifisso, cioè voglio dire, il figlio di Dio, certo. Non è che ha nascosto mai le sue paure, anzi, una persona che esprime le sue vulnerabilità, le sue paure, è forte perché è consapevole delle sue paure, però ci trova come un insegnamento dietro quelle paure e dice, ok, io c'ho paura, però io chi so, cioè... io sono molto di più delle mie paure, ecco, sono... questa è una cosa giusta da sottolineare, trovare l'insegnamento in ogni cosa che ci succede, no? Perché adesso sta succedendo questo, domani mi succederà un'altra cosa, prima me ne è successa un'altra. Sì, le paure ci stanno sempre, quindi... non le puoi togliere dalla tua vita, e anche nella storia dell'umanità ci sono sempre state queste cose, a parte da poco SARS, mucca pazza, tra l'altro sempre cose create dall'uomo. Cioè, sì, le vogliamo dire che sono sempre cose create dall'uomo, ragazzi, cioè, penso si sia capito che è una cosa creata, no? E le carestie, le pesti, la paura è una cosa con cui dobbiamo fare pace, perché tanto ci sarà sempre, sempre ci sarà sempre. Sempre la paura, e non dire di non aver paura, perché comunque stai mascherando i tuoi sentimenti, ok? La paura magari ci sta, però ecco, qual è l'insegnamento dietro la paura? Che cosa devo capire? E soprattutto, chi è che sta provando questa paura? Io, essere umano, oppure c'è qualcosa di più, c'è una divinità dentro di me che magari supera, cioè che la può anche, come ti devo dire, la vede in prospettiva, l'essere umano c'ha paura, però dietro di noi c'è comunque questa divinità, questo essere divino, che ci siamo proprio dimenticati che esiste, ok? Perché non meditiamo, non preghiamo, non ci connettiamo mai con qualcosa di superiore. Ecco perché ci abbiamo paura, perché ci sentiamo soli, disconnessi dagli altri e da Dio, da Buddha, dall'universo, come lo vuoi chiamare tu. Da qualsiasi cosa voi pensiate sia un'entità. Esatto, è da quello che nasce la paura, da questo senso di fare sempre le cose da soli, sentirsi da soli. Da qui che nasce la paura. Ecco, ricordatevi che noi, cioè, non siamo mai soli, mai, perché il miglior compagno che avete ce l'avete dentro qua, quindi state tranquilli che non siete mai soli. E poi essere soli non è vero, se voi ci pensate, perché il mondo quanto è grande. È impossibile sentirsi soli, perché comunque anche se siamo a chilometri di distanza siamo comunque sempre collegati. Sì. E anche tutto questo ci insegna che bene o male quell'altro siamo sempre connessi.
sempre, niente scollegato, ogni cosa ha un significato. Sì. E, cioè, in questo periodo dovremmo proprio sintonizzarci sulla nostra vibrazione reale, reale, non su quella finta, esatto, della paura. Esatto. Vibrazione reale, quindi significa, magari io ho vissuto un periodo in cui mi sono disconnesso dalla mia famiglia, per esempio, ho pensato solo al lavoro, ho pensato ai miei interessi. Questa situazione mi sta portando a rimanere di più con la mia famiglia. Allora concentrati sui tuoi affetti, dedica del loro del tempo, però questo non significa uscire e andare nei centri commerciali, perché alla fine non stiamo facendo niente. Cioè, significa rimanere con i presenti, tuoi cari, nella presenza, sviluppate la presenza, perché la presenza è un qualcosa che oggi non c'è più. Facciamo le cose ma non siamo presenti, cioè non so se vi è mai capitato, stiamo facendo una cosa, dopo un po' dici oddio che ho fatto, cioè, oppure mentre parli con una persona stai chatta col cellulare, cioè, esatto. Una cosa odiosa, io veramente, è odioso una persona che mentre sta parlando, certe volte mi capita pure a me, infatti quando mi capita dico che cavolo, però cioè succede perché è un'abitudine che abbiamo sviluppato, sto telefono è diventato una nostra quasi un protuberanza, non so come dire. E sempre per il discorso di connessione con l'altro. Esatto, sempre perché non ci vogliamo sentire soli. Esatto. E l'inganno è che non ci voglia, cioè pensiamo che essendo connessi virtualmente, dice no ma io voglio stare sempre connesso, ma con che stai... Ma con che stai connesso? Che quando uno ti invita magari a prendere un caffè, oppure tu, da quanto tempo non inviti una persona a prendere un caffè fisicamente? Da quanto? Allora, avete presente negli anni 50, no? Negli anni 50 non c'erano gli smartphone, non c'erano computer, non c'era niente di tutto questo. Le persone per stare insieme dovevano stare insieme, si andavano a citofonare alla casa, scendi, andiamoci a prendere un caffè, questa era la cosa bella. E se, cioè pure le ragazze si riunivano tra di loro per discutere, non sui gruppi di WhatsApp, ma cioè, sui dai. Gruppi fisici, uscivano, si andavano a fare la passeggiata, cioè era tutto diverso perché c'era... la voglia di volersi vedere e di stare insieme proprio perché non c'era altro modo, erano spinti dalla necessità. Oggi invece che facciamo? Stiamo a casa, tanto c'ho il telefono, adesso chatto un po' con la mia amica e così parlo un po' con sì. lei, ma quello non è parlare, quello è ovviare un momento in cui non ho voglia di uscire e andarmi a prendere un qualcosa, ma semplicemente andarsi a fare pure una passeggiata perché voglio stare seduto comodo sul sì, divano. Sì, che palle, cioè è proprio la pezzottaggine delle relazioni. No, cioè, la morte delle relazioni. È la morte, per esatto. carità. Allora, da una parte c'è il positivo. Sì, la non è che stiamo dicendo che la tecnologia va male, però assolutamente, noi parliamo soprattutto di questa diretta, esatto, il fatto di arrivare a tante persone, esatto. Comunque quello è importante. Però okay. noi parliamo proprio delle persone che hai vicino, le persone strette. Cioè, mo per esempio, io e lei, no? Siamo qua, siamo insieme. Ma metti che no, dovevamo fare una cosa, lei stava qua, io stavo da un'altra parte, cioè non ha senso, no? No, 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 no. E coltivare i rapporti reali che avete vicino, quello è importante, quello che potete. Cioè, se avete delle persone che volete vedere e stanno a 500 metri da voi, ma scendete di casa, invitateli, andateli a trovare, cioè... Adesso dopo questo periodo, dopo di, questo periodo di separazione vi verrà ancora più, certo. vi verrà ancora più voglia di creare connessione con le persone, perché è quello che ci fa sentire vivi, che ci fa sentire anche compresi umanamente, perché se noi siamo sempre da soli con le nostre paure, con le nostre preoccupazioni, ci sentiamo, cioè non ne usciamo, perché la mente, bastarda, anche se... La mente ci aiuta, cioè se usata in maniera intelligente, però a volte diciamo che l'ego più che la mente ci dà questa illusione della solitudine, che è un'illusione, è soltanto un'illusione. Scusa un sì. secondo. E quindi come al solito mi lascia da sola perché, perché poi arrivano, no, perché comunque siamo nel negozio di Jessica. Quindi scrivetemi pure voi qua sotto magari che cosa ne pensate di questo periodo, come lo state vivendo, che cosa state facendo per ovviare anche a
questa sensazione, insomma, che si è creata di disconnessione, di solitudine, e sarebbe bello anche ascoltarlo da parte vostra, che cosa state facendo. Per esempio, io ieri mi sono messa, stavo dentro casa e non lo avevo mai fatto prima d'ora, ho preso un mandala, quelli da colorare, e mi sono messa a colorare questo mandala con una musica tipo con ruscello, gli uccellini, sai, queste musiche che si trovano su YouTube, ed è stato bellissimo, perché poi tante volte in questo periodo proprio la mente galoppa, cioè la paura che vive nella mente, cioè ce l'amplifica ancora di più, quindi dobbiamo cercare comunque di spegnere la mente in questo momento, non spegnere, però attenuare, diciamo, tutte queste paure. Infatti pure Raffaele Morelli lo consigliava, e questo veramente, cioè il fatto di entrare più nel corpo, fare cose fisiche, cose con le mani, questa cosa qui aiuta molto a diciamo togliersi dalla mente, quindi passare dalla mente al cuore, dalla mente al corpo, e vedrete che vi darà tutta una nuova visione anche della vita, entreranno nuove energie nascoste che voi non pensavate nemmeno che potessero esistere, e vi scoprite anche delle persone diverse, delle persone nuove. Un'altra cosa che mi piace fare è anche guardare, leggere libri di fantascienza, oppure cose che comunque stimolano l'immaginazione. Quindi c'è una serie TV, per esempio, che mi piace tanto, che si chiama Once Upon a Time, cioè proprio stimolare l'immaginazione, perché la paura sta qua, e invece l'amore, l'immaginazione, tutto ciò che non è paura sta qua. Ok, sta nel corpo e nel cuore, quindi dedichiamoci di più a queste attività che hanno a che fare col corpo, lo yoga, qualsiasi cosa che abbia a che fare con il corpo, con la creatività, ok? Soprattutto per noi donne attiva tanto anche le energie femminili, che ci siamo proprio dimenticate di che cosa siano, e quindi non so, cioè all'inizio prende, eccola all'inizio praticamente all'inizio avevamo detto di far durare il video un quarto d'ora. Sì, cioè, però facciamo solo un quarto d'ora. Sì, alla fine noi ci mettiamo a parlare, poi non la finiamo più. Comunque, vuoi aggiungere qualcosa? Io per adesso ho finito. Allora, io credo che abbiamo detto l'essenziale, poi cioè ragazzi veramente ci sarebbero tantissime cose da dire, facciamo altri video, però poi abbiamo deciso che faremo più spesso le dirette, faremo una serie di dirette, visto che le apprezzate tantissimo. Ci fa piacere, quindi il messaggio, diciamo, che noi vi vogliamo mandare è di rimanere centrati su di voi, di non farvi destabilizzare da determinate situazioni, di prendervi tempo per voi, perché il periodo esige questo, di non spaventarvi dell'isolamento, ma che è un periodo che serve. Pensate che tutto ciò che accade non è mai a nostro sfavore, è sempre a nostro favore, ok? L'universo lavora a vostro favore. Sempre a nostro favore, sempre. Qualunque cosa succede, se è successo questo, c'è un motivo. C'è un motivo, c'è sempre un motivo, una spiegazione. Adesso non la riusciamo tanto, a voi non la riuscite a vedere, però sono sicura che da qua alla fine di questo avrete più chiaro il quadro. E noi saremo qua magari per espletarvelo più chiaramente, se vi fa piacere, se volete. Oh yeah, ragazzi, andate a divertirvi al sole, esatto. State tanto al sole, state, ballate al sole, mi raccomando, perché il sole è una fonte di energia importante, e non vi preoccupate che qualsiasi cosa negativa al sole cessa di vivere. Perché il sole è potentissimo, non c'è niente di più potente della luce del sole. E approfittiamo in questo periodo che non siamo negli uffici. Coccolatevi, dolcetti, a prendere, venite dolcetti. A prendere i dolcetti. Io mo' mi faccio un quantierino di dolcetti mimosa e me ne vado a mangiare sul mare. Oh, dolcetti sani, buoni, cose tisane. Buone, curatevi, ecco, tisane cose calde. Calde, mi raccomando, curatevi
tanto leggete, approfittate di questo tempo per leggere dei libri magari che non avete mai avuto il tempo di leggere, ecco. Fate quelle cose, ballate, tiriamo sulle energie e non vi preoccupate perché andrà tutto bene. Ale, grazie Tania che ci ha assistito e grazie Manu, ci ha detto che siamo delle fatine simpatiche. Grazie. Ragazzi, vi diamo un bacione, forza, forza, forza. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima diretta. Buona domenica. Buona domenica. E auguri a tutte le donne. Assolutamente, ovviamente. Sempre, quello sempre. Tutti quello i giorni, sempre. Tutti i giorni. Ciao.